Liberale, eretico, attento conoscitore del marxismo, Piero Gobetti seppe coniugare in modo inedito quest'ultimo con le sue profonde convinzioni liberali. Nella consapevolezza che non può esistere un socialismo senza libertà e né un liberalismo senza giustizia. Piero Gobetti era un giovane alto e snello, portava occhiali a stanghetta da modesto studioso, i lunghi capelli arruffati dai riflessi rossi gli ombreggiavano la fronte. Piero nasce a Torino il 19 giugno 1901, figlio unico di Giovanni Battista Gobetti e di Angela Canuto, di professione commercianti. Originari entrambi di Andezeno, provincia di Torino. Con il loro lavoro volevano permettersi e permettere al figlio una vita dignitosa, per potergli dare un'istruzione, quella che loro non avevano potuto avere. Dopo gli studi elementari si iscrive al ginnasio. Nel 1916 frequenta il liceo Gioberti, dove conosce Ada Prospero, sua futura moglie. Fonda la prima rivista Energie Nove, dove tratta, ispirandosi ai sentimenti di patriottismo e di Salvemini, i valori di libertà, i problemi del mezzogiorno, la scuola e la critica letteraria. La rivista riscuote subito la simpatia di Antonio Gramsci, il quale ne diventerà collaboratore. Nell'ottobre del 1918 si iscrive a giurisprudenza. Studente di straordinaria intelligenza ed estimatore di intellettuali come Salvemini, Fortunato, Prezzolini e Gramsci. Gobetti si avvicinò alle classi sociali dei lavoratori, diventando un attivo antifascista. Nel 1920 il movimento operaio è in piena rivoluzione. Gobetti segue gli sforzi, la volontà e il sacrificio perché così si può rinnovare uno Stato. Il 12 febbraio 1922 usciva il primo numero della Rivoluzione Liberale, una rivista dedicata ai temi storici e politici che spiegava ai lettori come formare una nuova classe politica, capace di guidare le forze popolari, operaie, contadine. Una classe politica che abbia coscienza delle esigenze sociali del popolo alla vita dello Stato. Dal 1923 al 1924 fu più volte arrestato dalla polizia fascista e la sua rivista Rivoluzione Liberale fu più volte sequestrata. Nel settembre del 1925 viene duramente picchiato con gravi ferite e costretto ad Spatriare. espatriare in Francia. Morì a Parigi nel febbraio del 1925. 26.